Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nata Faioli e oggi volevo parlare con voi sul quale personaggio dell'Ellaverse, ovvero di Aspin Hotel e di Lola Boss, il personaggio più forte. Ho cercato molto in giro, ho cercato molte teorie sul quale personaggio è debole, forte, oppure ho cercato conferme dei creatori in varie interviste e ho messo insieme tutti i personaggi in una tier list in base al personaggio più forte, e che tra l'altro ho messo metterli in una posizione che sono tutti d'accordo. E vi ricordo che l'ho messi in una tier list, tipo per esempio qual è il personaggio più forte, tipo S, D, però li ho divisi in una classe, perché in Aspin Hotel, nell'Ellaverse, i demoni sono divise in classi diverse. E vi ricordo che non ci saranno i personaggi del paradiso, quindi niente Adamo, Veggie e Sera, Emily. Quindi vediamo sta tier list, e la tier list è questa. Allora, c'è molto da dire su questa tier list, che tra l'altro l'ho creata io perché ho cercato di mettere in una posizione che tutti sono d'accordo. Allora, in modo scontato che sia, Lucifero e Charlie sono i personaggi più forti secondo me, perché tra l'altro sono re e principessa dell'inferno, compreso secondo me anche Lilith. C'è da dire che in una teoria, secondo molti, Lilith potrebbe essere il più forte di Lucifero e Charlie, però questa è soltanto una teoria, quindi per sicurezza l'ho messo nel punto interrogativo. Oh, scusate se me ne sono dimenticato. Queste sono le classi dei demoni. Abbiamo la classe, vabbè, Re dell'Inferno, Stella del Mattino, i Sette Peccati Capitali, Gosha, Overlord, Peccatori, Hellborn e Imp e Hellbound, che sono gli Imp rossi, e gli Hellbound sono i personaggi tipo Luna, Vortex. Quindi analizziamo un po', perché ci stanno alcune cose che secondo molti non saranno d'accordo e ho cercato di... Quindi andiamo prima di tutto con l'Imp e con l'Imp Hellbound. Allora, iniziamo tra gli Hellbound. Purtroppo penso che per ora, quando uscirà un nuovo personaggio Hellbound, probabilmente potrà essere più forte, più scarso. Quindi ho deciso di scegliere Luna, perché penso che sia quella più cazzuta di Vortex, perché Vortex, sebbene che sia tipo un lupo con i muscoli, non fa neanche una ceppa, secondo me. Tra l'altro Vortex lo rivedremo in un episodio di Lola Boss, quindi non vedo l'ora per vedere cosa farà. Poi che tra l'altro c'è anche da specificare che Vortex è anche il fidanzato di Beelzebub. Poi, parlando degli Imp, almeno ho cercato di capire qual è l'Imp più forte. Alcuni pensano che l'Imp più forte sia Striker, sebbene che non abbia ancora killato nessuno nella serie. Non so neanche se considerare l'Imp più forte, dall'altro non so se neanche se considerarlo l'Imp più forte. Quindi parlando degli altri Imp invece, Moxie è stato, secondo molti, lo reputano scarso. Millie, secondo me, non sono d'accordo che sia, anzi non sono d'accordo che Moxie e Millie sono scarsi, perché sono riusciti quasi a sconfiggere Striker. Quindi, però molti dicono che sia, alcuni dicono che siano, che sono scarsi più di Blitz, quindi non posso dire niente, non posso più dire niente, perché questa tier list l'ho ricreata in modo che possano essere tutti quanti d'accordo, ma credo che tutti d'accordo non possiamo fare al 100%, ci sarà il 50-50 come al solito. Poi, parlando degli Hellborn, purtroppo ne ho messo solo uno. Vedremo con gli altri Hellborn, per esempio Seviathan oppure altri personaggi che ancora non conosciamo. Per ora ho messo Verosica, quindi non c'è molto da dire. Parlando dei peccatori, molti dicono che Ask sia il più forte, sebbene che Ask ha molta esperienza per essere stato un overlord dell'inferno, quindi molti pensano che Ask sia forte. Parlando dei peccatori in generale, quello più scarso, vabbè, è Tom, sicuramente è Tom. Molti dicono che Angel Dust ha un buon potenziale. Perché Angel Dust è qua? Perché vi ricorderete nell'episodio 4 della prima stagione Masquerade, che in una scena Angel Dust, cioè, stava quasi per avere una sua Full Demon, diciamo così, si chiama Full Demon, il demone completo, stava per avere il demone completo, però il demone completo si è fermato purtroppo. Vedremo se nella seconda stagione oppure più in là Angel Dust si trasformerà secondo molti un Overlord, oppure una versione Full Demon che ancora non abbiamo visto e che noi non conosceremo mai. Poi, parlando degli altri peccatori, di Cherry e Serpentius,
Morbius. Purtroppo in base all'ordine non è ancora specificato chi è tra questi tre più forte, ma sicuramente è tra Cherry o Nifty, uno dei due. Mentre per Sylphantius non so cosa poteva avere Sylphantius, perché vi ricorderete infatti che Sylphantius, o almeno da quanto ho capito io, Sylphantius ha un veleno di serpente molto letale. Poi, parlando degli Overlord, qui c'è qualcosa che purtroppo non sono d'accordissimo, e che secondo me Carmilla non è tanto, secondo me Carmilla non deve essere tantissimo giù, perché è stata la prima Overlord ad uccidere un angelo esorcista, quindi secondo me metterla giù tantissimo insieme a Rosie, secondo me non è giusto. Però alcuni dicono che Carmilla sia scarsa anche se ha le armi angeliche. Penso che questi hanno ragione, anche se in realtà non sono sicuro, perché non hanno ufficializzato niente. Rosie purtroppo l'abbiamo vista poco con le sue abilità, peccato, veramente peccato, perché è un Overlord dell'inferno secondo me molto interessante, e vedremo forse nella seconda stagione qualcosa di più. Poi le 3V, vabbè ragazzi, è opinione comune secondo me, ma credo che Box sia il più forte tra tutte le 3V, secondo me è opinione comune, credo che sia anche confermata come cosa. Poi parlando degli altri due, Alastor e Sextial, e qui c'è stato un dubbio, perché Zestiel e Alastor sono entrambi primi, perché alcuni dicono che Zestiel sia più forte di Alastor, altri dicono che Alastor sia più forte di Zestiel, ma credo, io ho messo Alastor più forte perché ancora non abbiamo visto niente di lui. Vi ricorderete il fumetto Edenit Afterlife, quando Alastor si trasforma nella sua versione full demon? Quindi ho deciso di mettere Alastor per primo, ma credo che Zestiel e Alastor ce la giocano. Anche se in realtà Zestiel, sebbene che sia l'Overlord dell'Inferno più vecchio, voglio vedere di più che poteri ha. Poi, gli Ars Goetia, vabbè, qui ho dovuto cercare un po' su internet sulla religione e sulla demonologia. Goetia più forte secondo la mitologia di Goetia, è confermato che Paimon è il più forte. Paimon è il più forte, il padre di Stolas. Stolas, abbiamo visto tanto dei suoi poteri, anche se in realtà li abbiamo visto in pochi secondi i suoi poteri, quindi tranne la parte dell'episodio 6 che ha controllato la gente ed è stato veramente bellissimo. Vi ricorderete nell'episodio 6 della prima stagione di Nova Boss, che ha tipo controllato i due agenti, ed è stata una scena veramente inquietante secondo me. Parlando di questi tre invece, secondo me Octavia ha del potenziale con i suoi poteri, secondo me. Però veramente mi dispiace per Octavia, che sia nella seconda stagione molto sottovalutata. Poi parlando dei sette peccati capitali, ora qui ho messo purtroppo i sette peccati capitali che abbiamo visto per ora, quindi Mammon, Beelzebub e Asmodeus. In base da come si è vista dalla lore, da quanto dissi nel mio short con Asmodeus, Asmodeus potrebbe essere il più debole, anche se in realtà purtroppo non è confermata come cosa, perché ricordiamo che se la debolezza di Asmodeus, secondo molti, e credo che sia anche confermata come cosa, credo che sia Fizzarolli. Parlando di Beelzebub e Mammon, purtroppo non so come potrebbe accadere in una battaglia, però credo che Mammon sia il più forte tra tutti. E Beelzebub secondo me sta in mezzo, anche se in realtà non si è confermato chi è peccato capitale più forte, se escludiamo Lucifero. Ma credo che il peccato capitale più forte, anche se in realtà non si è messo in questa tier list, credo che sia Satana. Quindi questa è la tier list di quale personaggio è forte. Vi ricordo che questa tier list l'ho creata in modo che possano essere tutti d'accordo, anche se in realtà molti non saranno d'accordo di questa posizione delle tier list. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. E niente, seguitemi sui social, abbonatevi al mio canale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.